3-2 il punteggio in questa gara fra Ricottari e Legno Boys. Conducono gli uomini in maglia arancio, che adesso si portano nuovamente alla conclusione colpendo il pallo esterno. Ottima partita da parte loro contro una squadra comunque ridisegnata quest'oggi a Tiziano d'Orlando, che tuttavia sta tenendo bene il campo contro una squadra comunque solida quale Legno Boys. Vediamo Varriale che perde palla. Rimessa laterale per i Ricottari. L'anno in corsa di Chillemi. Chillemi morbido, cercava Gatta. Poi ancora l'interdizione, Gatta perde palla. Attenzione alla ripartenza di Legno Boys. Punta limite, c'è ottimo l'intervento di Gargiulo. Gargiulo recupera palla. 3 contro 2, attenzione Gargiulo, salta l'uomo. 3 contro 1, Gargiulo, Gargiulo. A Veronica Gargiulo! Candice c'è! Attenzione subito capovolgimento di fronte. Amato, Amato cerca Brancaccio. Brancaccio ancora, sale sulla destra. Brancaccio cerca ancora Amato! E qui se lo mangia! Non t'ho visto, ma come fa a ne per il scemo? Attenzione, il calcio d'angolo battuto sul secondo palo, Amato schiaccia di testa e poi Genovese! La palla si impenna, attenzione! Non riesce ad entrare davvero per pochissimo. Subito in avanti Ricottari, Gargiulo su Variale, due compagni di squadra nell'interno dei Tummientos. Tummientos. Si contrastano. Attenzione ancora, il salvataggio di Crisculo. Ripartenza di Gatta che perde un po' di tempo. Variale in pressing, Gatta. Gatta riparte. Gatta cerca di convergere al centro, non c'è nessuno, c'è però Genovese, attenzione Chillemi, il pressing falloso sull'avversario. Variale. Attenzione ancora, Variale dal limite. Variale! Io smanaccia. Non riescono a ripartire velocemente i Ricottari. Gatta ancora, Gatta porta palla in avanti, Gatta ancora. Non riesce a vedere il compagno, alla fine perde palla. Ultima azione prima di chiudere il collegamento. Gargiulo alla rimessa laterale. Prova Amato, poi Criscuolo la prova. Sul punteggio di 3-2, fine primo tempo, interrompiamo il nostro collegamento. Eccoci qui con la compagine dei Legno Boys che hanno asfaltato per 5-2 i Ricottari. Eccoci qui col capitano, anche se il migliore in campo, un po' tutta la squadra. Allora, Fabrizio, com'è andata questa partita? Abbiamo iniziato bene, vantaggio di 2 gol, poi ci siamo un po' addormentati come al solito e abbiamo quasi pareggiato. Però siamo sempre stati avanti di almeno un gol, tipo 3-2. Finché poi nel secondo tempo abbiamo preso... Chi credi se sarà chiave di questa vittoria? Il nostro Loved Bomber, che non so perché all'improvviso ha imparato a giocare a pallone nelle ultime 3 partite. Quello è perché devo battere a Pagano, vedi? Scene Pagano. Però cosa ambita in classifica, più o meno? Siamo a 20 punti, non lo so. Vabbè, oramai la classifica è quello che è, andiamo ai play-off. Un po' oltre la metà, però. Che pensare di questo portiere capitano? È un fenomeno. Letteralmente un fenomeno, non c'è niente da dire. Partire la vita. La vita ogni tanto. Perché partire è quella squadra, cioè quello che mantiene salda la partita. Dai, ti vogliono bene. Una dedica in particolare. Però dovremmo essere tutti quanti così, invece. Una dedica a chi la faccio? Dobbiamo sempre migliorare. Una dedica? Salzano, naturalmente. Vai. Che purtroppo non la può. Ciao Salzano. Anche a Carpa. Non mi cancellare da Facebook. Bocca al lupo.